3, 2, 2, 1.1. Prendiamo una mela di cui ne usiamo soltanto metà, quindi vado a tagliarla. L'altra metà me la mangio io, ok? Va bene, Diana? Va bene. Taglio di nuovo a metà, rimuovo il torsolo e anche la buccia. E ora vado a tagliare la mela a cubetti molto piccoli. Taglio a fettine e poi a cubetti. Cosa ci facciamo con le mele oggi, Diana? Guarda, oggi faccio una cosa che non ho mai fatto. Non ho mai provato un metodo di cottura, più che altro. Quindi restate con me per vedere un attimo che cosa combiniamo. Prendiamo le mele e le mettiamo nella ciotola. Ora prendo 60 grammi di noci e vado a fare la stessa cosa, cioè le taglio a pezzetti piccoli. Senti, Diana, ma se a me non piacciono le noci, posso usare le nocciole, Puoi le mandorle? usare, sì, quello che ti piace, quello che vi piace, quindi mandorle, nocciole. Metto anche le noci insieme alle mele. Ora sulle mele vado a mettere la buccia grattugiata di mezzo limone. Diamo una mescolata veloce. Ora metto 100 g di farina di mandorle. Questa l'ho fatta io in casa con un semplice frullatore, quindi potete fare la stessa cosa anche voi se non la trovate dove vivete oppure avete le mandorle in casa e potete, volete fare così. Ora aggiungo anche 40 g di farina di grano saraceno. Mescolo tutto. Se volete, comunque potete usare un'altra farina che vi piace, che potete mangiare. Ora metto da parte questo composto, prendo un'altra ciotola nella quale metto 50 g di zucchero. Ora aggiungo anche 50 g di margarina vegetale fatta in casa. Potete farla con una delle nostre ricette, facilissima da fare in casa e veloce. Mescolo bene con la frusta per far sciogliere lo zucchero. Ora riprendiamo il composto di prima e andiamo a versare sopra lo zucchero e la margarina. Diamo una mescolata prima con la spatola e poi possiamo impastare a mano, che è più facile. Ecco qui la consistenza che dobbiamo ottenere. Come vedete, il composto è molto morbido e appiccicoso ed è perfetto così. Adesso con il cucchiaio andiamo a prelevare un po' di questo composto, poi creiamo delle palline prima e poi li schiacciamo così. Ah, ma sono biscottini allora! Sì, però aspetta, perché non sono i classici biscotti cotti in forno. Ah no? Eh no. Ma come cuociamo questi biscotti? Con la friggitrice ad aria, ragazzi. Pa, 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 eccoci qua, ragazzi. In precedenza abbiamo cotto soltanto delle polpette. Delle polpette, poi verdure in generale per noi, ma oggi facciamo i biscotti e vediamo se passa il test. Quindi andiamo a preriscaldare la nostra friggitrice ad aria. La mettiamo a 175 gradi. Ci siamo, la friggitrice è calda. Adesso andiamo a mettere subito i biscotti nel cestello. Chissà come verranno in una friggitrice ad aria i biscotti, Diana. Se sarà un esperimento, vediamo, vediamo, vediamo. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Scriveteci qui sotto nei commenti. Li avete mai cotti i biscotti nella friggitrice ad aria? Esatto, ditecelo un po'. Quindi 175 gradi per, mettiamo, 12 minuti. Ragazzi, ma mentre aspettiamo abbiamo bisogno del vostro aiuto, del vostro supporto come sempre. Lasciate un mi piace a questo video e condividetelo, mi raccomando. In questo modo ci date una mano enorme. E seguiteci anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio. Anche lì state arrivando in tantissimi, quindi vi aspettiamo perché siamo attivi e pubblichiamo tante cose interessanti. Sei pronto? Io prontissimo. 3, 2, 2, 1. 1. Wow! Ragazzi, sono fantastici! Ma sono perfetti, cioè. Questi diventeranno croccantissimi, Diana. Sì, già lo sono. Oh, ma sono meravigliosi! Adesso li faccio raffreddare su una gratella, così tutta l'umidità può uscire tranquillamente e loro diventeranno super friabili e croccanti. Che profumo, ragazzi, che meraviglia! Ragazzi, io sono pronta per l'assaggio. Guardate che belli, ragazzi, sono venuti bellissimi e sono sicuro che saranno buonissimi. Diana, come li assaggerai questi biscotti? Allora, rigorosamente con una bella tazza di latte di mandorle. Vado subito. Facci sapere, Diana. Sentite già la croccantezza, ragazzi. Come sono? Ma sono una bontà infinita.